Maurizio Ragazzo, figli della me. Parte 2. E partiamo sul tolgo perché ho fatto una reaction che facevo al messicano. Ma che belle le magliette d'arcade. Queste che non sono, ce ne sono più. Queste sono sold out. Ci sono quelle. Trasando, dai, andiamo a vedere qua. Allora, raga, eravamo arrivato. Supreme. Sì. Supreme Lego. Con Lego. Prima di partire, like, condivisione delle parti più interessanti della reaction e aiutateci per crescere il canale. La campanella se vi piace il canale e volete seguirlo, ma soprattutto seguiteci su Twitch. E il commento, raga, è importantissimo, così facciamo arrivare la reaction in tendenza. Vai. Un culo alla Sfere basta da Supreme. Lego. Ha senso mettere Lego con sfera? Ci sta. Da Supreme. Ah, minchiato come fanno noi. Ehi, questi stanno rosicando dagli occhi in fiamma vano. Pazzito. Wow, wow. Ci sta. Ritornellone. Animale di egizio, penso a hai soldi per scopare, mangiare meglio. 2000 vegato, pregiudicato, lancio la pietra e nascondo il reato. Quelli di stato, tempi duri, sto paese che se non lo inculi fra ti cura lui. Ti fanno drip, ti fanno fare lo strip. Stavo nella tua zona, va con un cane, se non ti metto la naseruola. Barazzato. Scuola vivo. Ha scimmiottato la trappa, dici? È brutta, brutta questo, però... Vai, Sfera, facci sognare, Sferello! Jonathan, dai! Cazzo palazzo, No! Tu non sei della gang gang, dalle pop perché sono la voce di chi non ha mai avuto voce. Perché ero proprio come te, fra non avevo un cazzo. Vano di noi sei anche nel tuo palazzo. Però ha fatta meglio! 2, 3, 4, pistola... Balla, balla! Pensa che... Ha ripreso da Supreme. Ma non perché, perché da Supreme ultimamente ho paura che continui a fare quello stile che a un certo punto mi rompe le palle. Però qua è riuscito a sperimentare sul suo stile già sperimentale. Ha fatto tutta roba tutta... Sperimentare sullo sperimentale. Sono e diventato Sfera... Graff, sono diventato. E ora me ne vado. Sfera invece è molto figo. Alcune cose. Cazzo palazzo che avevo letto, avevo paura. Sì. E allora invece il pezzo di Marrakesh, perché ricordiamoci che il disco di Marrakesh. Credo che, non lo so, mi sembra. Vabbè, a parte il. La prima parte è rappata figa, mi piace un sacco. Anche la roba degli organi contro gli organi dello Stato, i miei organi serie. Del disco, quindi ma anche i miei organi genitali, penso. Probabile, ma anche tutte, tutte le tracce del disco contro lo Stato. E poi ha fatto tipo uno scimmiottamento del pezzo trap. Ha provato a sperimentare male, punto non di domanda. Lo so. Non... Può giocarsela come vuole, come vuole tanto ognuno. Comunque una traccia su 8 le puoi anche... Sì. Sport, i muscoli con Lucche. Wow, raga, non fammi, Lucche, fammi muscoli. Sognare. Vai, Lucche, muscoli, Lucche. Non fare il merda. Eh sì, perché Lucche nei featuring ha sempre buttato lì. Vediamo se questo giro è super... Con Gigi no però, devo ricordarvi che cazzo sono. Sì, sarebbe il caso, vai. Io corro perché il tempo corre. Tic tac, 100.000 euro e non invicta. Consegnavo neve per la ditta in slitta. Tuo conto cresca e metto le mani addosso. Perché apro la faccia come una giacca. Non vedi mi ballano i soldi in tasca. Airbnb, e se ti chiamo, corri, torna a noi conti. Chi vi ha fatto entrare chiede il body. La chiama la figlia Molly. Colmo dei colmi. Con case con l'Eternit, uova la Benedict. Calcolo il benefit che mi dà. La tua tipa è il mio sport preferito. Grossa la mia guida. Però è super... Bello il beat, Sì, sì, no, ma è fatto tutto preciso. Anche l'immaginario suo di adesso. Lucche, non fare il merda. Cos'è quella melodico che ha fatto? Corri fa, corri Champions, ma ha vinto al primo posto. Vengo, apro le braccia ma poi mi sposto. Hanno da ridire sul mio accento. Trasi mi ammazzi un pareggio. Non mi fido in via di allora, i miei segni sono volantini. Ma il presidente di sto campionato. Una squadra di gruppi, un bel gruppo affiatato. Per te la più bella come la Jolie. Di notte, sulle formiche con le zampe scorte. E che mi corrono indietro. O il Napoli che si allena in giardino. Ma smettica? Fuori dal co era la mia cabina. Esagerazione. Diciamo che quella che mi è piaciuta. Cosa, Lucche? Tralasciando il fatto che è bella, che il pezzo è figo, sì. È quella che mi è piaciuta meno. Ma il pezzo di Lucche, cazzo, volevo di più. Volevo più cattivo. Sai che anche io speravo il Lucche che piace a me. Poi quando smettica così. Il pezzo del plug che chiama la figlia Molly è veramente un orribile cliché, ma è veramente vero. Esatto. Cioè, io perché vivi in quello, lavori in quello, fai io quello. C'era una tipa col tipo tossici merda, sai come hanno chiamato il figlio? Quando facevi così. Sai come hanno chiamato il figlio? Eros. No, Ero. Dai, no. Perché no, Ero. Dai, no.
no, vero. No, dai, sì, no. Guarda che veramente merda la gente. Andiamo avanti. Da buttare il cacchio. Lookid produce il cacchio. Bravo Lookid. Bravo Lookid. Sta in fissa a produrre cacchio. Da buttare il cacchio, proprio così. È il suo cacchio da buttare. Vai. Vabbè, se apri così non può essere che oro questa canzone. Quindi sarà una canzone così, squallo. Sì, probabile. Devo stare l'uomo di fango. E buon ascolto, si bitch advisor. Tutto uno strizzato, non hai strizzato come Ronaldo. Io la chiamo principessa e le sputa la chic. Tassi ma senza ric. Mi ha detto mi dà come Leo di Caprio sotto. Le metti al barile bro petrolio. Dentro dentro come nel mondo. Eppure mettergli un dito nel culo. Bene. Vengo lavorato un moto qua. Perciò perché un po' di soldi da buttare. Pronto in mano da buttare. Da buttare. Da buttare. Da buttare. Voglio vedere come ci arriva. Da buttare. Debuttare. Da buttare. La tua gang di Paramenga. Wow. Butto i soldi a terra. Non ci ho capito molto. Ragione ho fatto. Ogni cosa che dice Maria sei padre nostro. Anche la Putin. Fumo questa cookie. Che era figata. Bevo così così. Ci guardano tutti. Tutti. Ma da buttare. Io questa però sera ho un po' di soldi da buttare. Una coscienza da buttare. Esatto. Un'istruzione da buttare. 2000 anni di storia da buttare. Secondo appena me, ho qualche anno da buttare tipo in galera. Sì, sì, sì. La chiave del pezzo è l'outro. Mi sì. spieghi effettivamente che tutto sì. quello è schifo. 2000 anni di storia da buttare è bella. Sì, 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 sì. È proprio nasci in una gabbia di istruzione, cultura, religione, senso dell'etica, senso della morale che è quello. Poi fai 200 km è completamente diverso. Perché cambia religione, cambia cultura, cambia quello che mangi, cambia quello che preghi, cambia come ti vesti, cambia quello che come scopi. Quindi dipende solo da dove nasci. È cambiamento anche semplicemente in una sera. Sì. Una decisione di sbattersi nel cazzo di tutto. Interessante. Va bene. Crudelia. Crudelia ai nervi. Quindi Crudelia qua sono le tipe che non te la danno. È un pezzo molto pesante. E ti fanno venire i nervi. Un pezzo molto pesante ripreso dai giornali anche. Mm-hmm. Dove lui parla di depressione avuta per causa una di donna. Questa persona di cui racconterà in Crudelia. Vai, sentiamo. E che è stato poi il periodo più pesante per Marra. Ah minchia, sarei innamorato peso. Poverino. Andiamo. Infatti è arrivata Elodie e mi ha dato un'altra vita. Grande Dio. E quando vedo Elodie che mi ricordo quanto è grande Allah. Sì. Marz e Zef. Trambi fuoco incendiano la stanza. Nella vita lui un po' ce l'ha fatta. Qualcosa gli manca. Mentre dentro invece la più marcia. Nella anarchia, strategia. Lo che lei vuole che lei sia. Ci dice ma è una predatrice. Preda. Lui reagisce perché si è presa. Tutto. Tutto l'amore caro me. Tutto l'orgoglio caro. Capolavoro. Sarei pazzo. Ho pianto troppo vero. Tutte le lacrime che ho. Me le avevo. Bello. Tutte le levavamo i limiti. Vuoi andare in radio? Gli incontrami, gli inganni, gli scontri. Ma sensi di colpo. Se ti voltavo le spalle. Mi amo, ti amo, ti amo, ti amo. E non ho ancora finito con te. E non ho ancora finito con te. Fino a ti. Mamma mia. E nessuno poi la tira tanto lunga. Manipolazione, desiderio d'ossessione. Quasi all'estero mi arrestano. Mi ho letto fuori dalla testa, mo. Dai, pesantissimo. Come fai? È brutta. Forse sei il peggio che abbia incontrato mai. È top 3 delle cose più brutte. Che poi non so me. Perché ero un complice in fondo. Che pesantezza. Mi hanno insegnato a non odiare mai amato uno. Porca puttana. Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché questa è la tua natura, tua vittima. Tu non smetterai mai di esserlo, mai chi sei. Già. Ce ne sono un sacco di persone così. Persone, sia maschi che femmine. Sì. Qualcuno l'abbiamo incontrato anche noi. Qualcuno ce lo siamo levati anche dei coglioni anche noi. Qualcuno ancora ci portiamo degli strascichi che vogliamo dare fuoco. Certo, certo. Come ci sono i narcisisti sadici nell'uomo, nelle donne c'è la manipolatrice e l'arrampicatrice sociale. E non parliamo di Marrakesh in particolare, stiamo parlando delle nostre esatto. esperienze. Quindi anche perché quello che è la coscienza e la tecnica con cui ha scritto questo pezzo io non l'ho mai sentito da nessuna parte. No.
cioè non ho mai sentito una canzone che parlasse così specificatamente con dei riferimenti crudi e reali da quello che era proprio la sua cosa. Probabilmente, se ci pensate bene, vi potete rispecchiare, sì. Tutti chiamarla i nervi, quindi proprio il sistema nervoso che se ne va a puttane, anche il fatto che lui ha scritto questo disco, sì, insieme alla sua psicoterapia, la delusione che di tutta una scena rap insieme alla delusione dell'amore, quindi ha tirato fuori proprio un disco terapeutico. Ma secondo me proprio la chiave è la delusione dell'amore, ma non della vita, dell'amore per le cose che aveva. Esatto. Vai, il cuore prodotto Big Fish, raga. Comunque io vi ricordo che questa settimana Barlo ogni giorno porterà e cercherà di leggere il testo, sì, nelle live di Twitch, quindi se volete seguirlo, sì. Andremo a analizzare, perché sono canzoni che non si possono fare in una reaction, esatto. Capito? Sono cose che bisogna studiarsi. Got il cuore, prodotto da Big Fish. Vi ricordo che se ci seguite su Twitch portiamo le interviste live alle persone, sì. Ad esempio Big Fish verrà a trovarci e faremo una bellissima intervista live di un'ora con Big Fish, appunto, assolutamente su, sì, Twitch, Arcade Boys Twitch. Vai. Got che non è pecora, no, capra. Però mi piacerebbe anche negare un fallimento? Fallimento. Nessuno nega dei fallimenti, fidati. Nasconderla. Vivi, procedi a spanne per tentativi, spalle i guai negativi. Sì. Avevo amici, mi manca una persona che a pensarci non sei tu. Farlo ancora è tutto un déjà vu quando sono giù. Che mi ripeto. Arriva al posto, fino alla dopo. Fatica, raga. Oh, bella. Yo. È una nebbia fitta. Molto pro life, dice: chi deve credere in te se già tu non credi in te? È figo. Come dice, Spinetta, non... però mi risulta pesante dopo Crudelia. Eh no, appunto, perché dopo Crudelia, dove lui era lì, dice: oh, però c'è sempre una via. Finché ti batte il cuore, c'è sempre una soluzione. Anche se ti hanno fottuto l'autostima e tutto quanto. Guarda che lavora, arriva al top, fottitene di tutto. Quindi dici: se che tu credi in te. Un po' ancora questa. Mood molto morbido. Eh beh, sì, c'è il mood morbido perché sì, no, è aperto come suono, quindi no, non è che ti deprimi. Guarda, pensaci però, dopo che tu sei depresso, esci dalla depressione, sei svuotato, sì. Anche se sei sereno, sei un attimo ancora svuotato, sì. E provato, sì. Quindi è giusto questo mood morbido che dice comunque adesso è pro-life. Però non ancora pro-life, sì, yeah, sì, è sì, pro-life, sì. Ok, dai, andiamo avanti, va bene. E adesso con Madame, l'anima l'abbiamo già sentita. Sì, però effettivamente l'anima parlava poi di quello che aveva fatto proprio al suo essere. Esatto, però ha riscoperto. Sì, quello che pensava di aver ucciso, di aver aperto. Tutto e poi, questo niente. Tutto questo niente, gli tutto occhi. Questo niente, gli occhi, vai. Tutto questo niente, gli occhi, quindi quello che vede è niente, cioè è futilità. Che ne sai, ascoltiamola. Come no, che ne so, lo so. Lo dico io. Qua. Produzione sempre lui? Marz, credo. Sì. Perché tra Marz ha fatto un lavorone, Sax, raga, mamma. Sì. Desideriamo quello che vediamo. E a volte pensiamo che quello che ci serve sia fuori da noi. Butta fuori i tuoi pensieri, finiranno per ucciderti. Tutte queste night, tutti questi like, un giorno li avrai. Tutti questi viaggi in prima, verso spiagge e cartolina. Essere famoso senza via d'uscita. Mettere un bicchiere di cristallo sopra una formica. Per le vecchie strade sembra strano. Quando anch'io ero un cucciolo di squalo. E i tuoi sogni non sei così originale. Vuoi sentirti dire le parole tue. Tutto questo niente sarà tuo. 100 cose mi tengo in moto. Un giorno tutto questo niente sarà tuo. Tutto bella, questo bella, niente bella, sarà bella, tuo. Bella. E tutto qui è per questo che ho fatto questa fatica. Sono Manichisi, sono Vasco che canta la noia. Bojack Horseman, Don Draper. Apre le braccia arrivato in cima. Wow. E dice: non capiscono la mia scrittura. Ok. Tata il dottore. Tipo che sei tu dai loro corda. Dentro il mio tempo non colma il vuoto. Che non rimango dopo una foto. Che mi fa le pulizie, okay. Tanto sono sempre via. Vuoi davvero, Madonna, che mia, che bomba. Perché è successo fra come se metti una lente di ingrandimento sul grande, ma allo stesso tempo rivela sempre il vero aspetto. Quelle zampette che mi danno i brividi, wow. Con cui divori. Wow, miglior pezzo del disco. Sì. Anche
anche lo struggle della base, tutto perfetto. Sì. Ripetiamo, su Twitch farò delle live dove analizzeremo un testo o due massimo alla volta, perché in una fest listen così non puoi parlarne, ci sarebbe da parlare mezz'ora. È vero. Quindi seguiteci su Twitch, ma non per lucrare, perché proprio è uno dei pochi dischi che quest'anno abbiamo fatto con la voglia di farlo. Esatto. Esatto. Senza leccate di culo, cioè ci sono delle cose che abbiamo anche osato, tra virgolette, criticare, quindi senza leccate di culo, questa è la mia prefe. Tutto, tutto bello. Tutto bello, questa è la mia prefe. Questo, no, tutto bello nel senso, questa canzone è anche la mia preferita del disco, ma... L'ho detto prima io. Di chi è la preferita mia? Trovo una capacità di scrittura e di ragionamenti. A pensava neanche a me, de. Vero? A pensava neanche a me. E poi avanti. Un'autolettura del gas. Io me ne sono andato da Enel Energia, Mercato Libero, e anche qua, perché la lettura stimata 500 euro di conguaglio. Io sono a casa da solo, cioè avevo la cosa condominiale 100 euro, avevo solo il fornello per cucinare ed ero a casa da solo. 500 euro di gas, perché minchia ho cucinato 500 euro di gas, perché minchia, ma stimata, stimami la minchia 500 euro, stimami. Hai cucinato per Greta Thunberg. Lo stomaco. Oggi. Fit Cosmo. Mars. Vai. Che lavoro tutto il disco, Malaus, dormo sotto le stelle tipo scout. Sei estinto con me. Dall'ultima festa in un bunker, di questo sistema. Ha preso il campione. All'alba di una nuova era, ho idea. È come se per l'invecchiamento bevi la centrifugata. Sto con gli ambienti, poi come i rapper. Noi siamo. Posso fare meglio di mio padre. La mia alza si estingue. C'è posso fare. Canta 80, raga, Ma figa. La mia alza si estingue. Ma magari estinzione è l'unica soluzione. Credo che un'azione eclatante andrà un po' come tutte le altre stazioni. Ha vinto. I media andranno in guerra a difendere ciò che hanno. I gatti si alzano e scende il livello. Come ad attacci nascosta il buio come scarafaggi. Posso fare. Allora, passi di qua perché credo che la mia gola si stringe. Oh, Electro Black Beat. Senti una cosa, qua dicevo le stesse cose che abbiamo detto ieri nella live col vegano imbruttito, sempre su Twitch perché portiamo altre cose oltre al rap. La potete ritrovare comunque su YouTube perché è stata ricaricata. Qua dice, sì, pensi all'ambiente, però ti fai le centrifughe di zenzero che viene dall'altra parte del mondo, eccetera, sì, eccetera, sì, sì, quindi è figo. Ma figo. Bello, io ti parlo del lato tecnico invece della canzone, per quello che... Quello che sei tecnico, che riesco più o meno sempre, a percepire. Io guardo sempre le parole, giusto, il contenuto, giusto. Tu sei più quello musica. Ragazzi, un pezzo che ricorda i 70-80. Il ritornellone con quell'urletto che mi viene in mente è Robocop, e quindi sto in fississima. È Robocop Terminator, quel tipo di musicalità che avevano in quei pezzi. Mi ricordo addirittura le sigle di Italia 1. Presente? Raga, se la reaction vi è piaciuta, like, commento, condivisione. Accendi la campanella per le feed, perché YouTube ogni tanto si dimentica che c'ha altri cazzi da fare. Sì. Seguiteci su Twitch perché portiamo, oltre al rap, tante cose che magari vi interessano, che non conoscete o che conoscete e volete approfondire. Quindi avremo tanti ospiti, sì, che esulano dal rap. Giovedì Geolier, lo dico. Ma tanti rapper. Giovedì Geolier. Ciao! Ciao, Aliu!